Su Uniswap fino al 17 di novembre è possibile fare il cosiddetto liquidity mining o yield farming del token UNI. Cosa vuol dire? Vuol dire che depositando la propria liquidità su Uniswap, facendo quello che si chiama liquidity provider, si guadagnano, oltre che le commissioni da liquidity provider, i token UNI che vengono distribuiti a tutti coloro che appunto offrono la loro liquidità. Questo genera un rendimento molto molto interessante che arriva a annualizzato al 50% circa, e ovviamente se il token UNI si dovesse apprezzare, questo rendimento crescerebbe esponenzialmente. Nel video di oggi vi mostro due metodi per fare liquidity mining del token UNI, e differiscono nel fatto che il primo metodo mira all'accumulazione dei token UNI, quindi a holdare il token UNI facendo appunto da liquidity provider. Il metodo numero due punta a far da liquidity provider, ricevere i token UNI ma venderli automaticamente. C'è una piattaforma che lo fa per noi senza che dobbiamo avere nessun tipo di sbattimento, al fine di reinvestire automaticamente il profitto generato dalla vendita del token UNI in altra liquidità, e quindi aumentando sempre di più la commissione da liquidity provider. La differenza è che nel primo caso siamo esposti al token UNI, quindi lo vogliamo holdare perché crediamo che salga di prezzo; nel secondo caso non ci vogliamo esporre alla volatilità del token UNI. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero di non avervi fatto troppa confusione, ma è un modo come un altro di mettere a rendita passiva le proprie coin, e in una maniera molto molto profittevole. Dura poco, purtroppo, ve l'ho detto, il 17 novembre termina questo programma di liquidity mining, ma finché c'è vale assolutamente la pena sfruttarlo. È possibile utilizzare tra l'altro Ether, DAI e anche WBTC. A tal proposito, in una parte del video vi mostrerò come convertire i vostri BTC in WBTC a zero commissioni. Mi raccomando, quindi guardate tutto questo video dall'inizio alla fine, anche se vi può sembrare un po' lungo, perché ne varrà la pena. Vi mostro un metodo veramente comodo, intelligente e a scarsa fatica per ottenere una rendita passiva annualizzata anche appunto del 50%. Mi raccomando, guardatevelo tutto. Già che ci siete, mettetemi anche un like che mi gasate ai massimi, e iscrivetevi al mio canale cliccando anche la campanellina. Basta, e andiamo a vedere come guadagnare con Uniswap. Seguitemi. Iniziamo col primo metodo, quindi lo yield farming su Uniswap, allo scopo di fare liquidity mining sul token UNI per holdarlo, quindi senza venderlo. Ovviamente ci serve andare su Uniswap e lanciare l'applicazione. Ci serve avere i fondi necessari su un wallet, che può essere MetaMask piuttosto che Coinbase Wallet, o tutti quegli altri wallet che sono compatibili con il browser, che ci permettono di utilizzare il cosiddetto Web3. Qua Uniswap ci rimanda alla schermata dello swap, quindi dello scambio, del trade, ma a noi non interessa questo. Ci interessa appunto fare da liquidity provider, quindi fare da controparte di chi fa i trade. Per fare questo dobbiamo cliccare nella fattispecie su UNI, sulla voce UNI, perché noi vogliamo fare da liquidity provider, però per quei pool che permettono di fare liquidity mining su UNI, perché non tutti i pool di Uniswap permettono di ottenere gli UNI, ma soltanto questi 4 per ora. Poi magari nel futuro le cose cambieranno. I 4 pool candidati sono EtherDAI, EtherUSDC, EtherUSDT, quindi questi 3 sono Ether e stablecoins. E infine abbiamo EtherWBTC. Che cos'è WBTC, per chi non lo sapesse? È la versione tokenizzata su la blockchain Ethereum di Bitcoin. Sta per Wrapped Bitcoin. Wrapped vuol dire che appunto è rinchiuso in un token, è un Bitcoin tokenizzato ERC20, quindi che si può utilizzare sugli smart contract, e quindi che può partecipare all'ecosistema Ethereum in maniera attiva. La prima cosa che dobbiamo fare, è scegliere quindi uno di questi 4 pool e andare a fornire liquidità al pool stesso. Come vedete, il rendimento di token UNI sull'intero pool, attenzione, qua
fate attenzione perché sono concetti importanti quelli che vi sto per dire. Il numero di uni alla settimana che vengono erogati su ogni pool è identico, però sulla totalità del pool. E quindi come faccio a calcolare quanto io vado a guadagnare e quale pool mi fa guadagnare più uni? La risposta sta nella liquidità totale depositata sul pool. Per quale motivo? Perché ovviamente a parità di uni erogati io guadagnerò di più dove avrò una fetta maggiore del pool intero di liquidità. Quindi a parità di liquidità che io fornisco, laddove il pool è più piccolo io avrò uno share maggiore e quindi un guadagno maggiore. Se volete che qualcuno faccia i conti per voi, fortunatamente c'è un sito web che fa questo e lo fa molto bene, che è CoinGecko. CoinGecko.com/yieldfarming, oppure andate su CoinGecko e cliccate farms e vedete un elenco, vedete, di tutti i pool di liquidità. Adesso lo refresho perché non so se ha aggiornato i dati. Qui vedete i primi 4 sono di Uniswap, sono in ordine mi pare per totale di liquidità bloccata nel pool, ma non c'è solo Uniswap, c'è anche SushiSwap, c'è Yearn Finance, insomma ci sono tutte le principali applicazioni di DeFi. A noi ovviamente interessa Uniswap e oggi ci limitiamo a parlare di Uniswap. Come vedete qui abbiamo la quantità totale di liquidità bloccata nel pool, che altro non è che questo dato che vedete anche qui, e il rendimento stimato sul prezzo attuale del token UNI, quindi attenzione, che è calcolato con il prezzo del momento del token UNI, annualizzato. Quindi come vedete il pool che ha un rendimento più alto, che si avvicina al 50% annualizzato, è quello EtherDAI, non a caso quello con la liquidità bloccata minore, e quindi tornano i conti che stavamo facendo prima. Qua possiamo quindi capire in anticipo qual è il pool al quale, se partecipiamo, possiamo guadagnare una percentuale di rendimento più alta. Chiaramente questi valori sono volatili perché se domani la liquidità nel pool EtherDAI triplica, ovviamente il rendimento si riduce, quindi bisogna capire che questi numeri sono numeri dinamici che cambiano in continuazione e vale la pena controllarli continuamente. Una volta che abbiamo deciso il pool a cui partecipare, supponiamo che vogliamo partecipare a EtherDAI, torniamo sul nostro Uniswap e scegliamo di depositare sul pool EtherDAI. Più tardi, tra l'altro, andiamo a vedere come trasformare i Bitcoin in WBTC senza spendere nessun tipo di commissione, che è una cosa molto comoda, perché magari qualcuno holda i BTC, li vuole mettere a reddito, quindi far maturare un po' di interesse sui BTC stessi, e questa è un'ottima occasione, perché ragazzi stiamo parlando di un 40% annualizzato, che non è affatto male per un rendimento passivo sui Bitcoin stessi. Ma ci arriviamo tra un po', perché adesso partiamo dal caso semplice. Quindi depositiamo la nostra liquidità nel pool EtherDAI e qui salta fuori la prima cosa importante da comprendere, ovvero che quando andiamo ad aggiungere liquidità ad un pool dobbiamo aggiungere entrambi i token. Per quale motivo? Perché un pool di liquidità è un, avevamo fatto il paragone con una piscina di liquidità composta di due elementi, Ether e DAI in questo caso. I due elementi sono in proporzione a seconda del loro prezzo, perché il metodo che Uniswap utilizza per fare il prezzo di mercato di una coppia è proprio andarlo a calcolare vedendo la proporzione tra uno e l'altro, quindi fa liquidità in Ether fratto liquidità in DAI e mi dà il prezzo Ether DAI, ok, banalmente. Ovviamente c'è anche un oracolo che importa i prezzi dall'esterno e aiuta poi a non a evitare, insomma, delle divergenze catastrofiche, però il sistema funziona in questo modo. Quindi come vedete il prezzo del pool al momento è assestato sui 341.558 DAI per Ether, quindi il valore di Ether in DAI, e pertanto se io aggiungo un Ether dovrò aggiungere anche 341.558 DAI, ovviamente posso anche aggiungere 0.0000 Ether, eccetera eccetera eccetera. Come vedete, se io vado a mettere una cifra qui e ovviamente mi compila automaticamente la controparte, mi dice anche quale sarà il mio share of the pool, che è il mio azionariato, possiamo chiamarlo così, cioè la percentuale di pool che diventa mia, ok? Questo altro non è che la liquidità che io sto mettendo divisa per la liquidità totale, è il mio share of pool. Chiaramente maggiore sarà lo share of pool, maggiore sarà il numero di token uni che riceverò, ok?
E quindi questo è il primo step. Io vado a inserire la quantità di liquidità che voglio mettere e poi vado a cliccare Add Liquidity. Adesso qui io non lo vedo perché non ho DAI nel wallet, ma era solo per farvi vedere, ma in realtà poi il procedimento finisce qui, perché quando clicco Add Liquidity mi fa il prompt, mi lancia due transazioni, attenzione, due, non una. La prima è una transazione di autorizzazione, quindi mi dice: vuoi autorizzare Uniswap a spendere i tuoi fondi? Sì, e mi costa un po' di gas. La seconda è quella che di fatto spende i miei fondi, e quella anch'essa costa un po' di gas. Quindi il costo del gas purtroppo un pelino impatta, soprattutto se si utilizzano piccole cifre, e ahimè è uno dei problemi attuali della DeFi che conosciamo molto bene. Quindi questo è per aggiungere liquidità. Una volta che io avrò aggiunto liquidità al pool in questione, avrò ottenuto il token che si chiama UniV2 ETHDAI. Questo è un token che rappresenta la percentuale, anzi la quantità, diciamo così, di pool che io possiedo. E maggiore ovviamente è la liquidità che ci ho messo, maggiore è il numero di token che mi vengono ridati. Chiaramente in base al numero di questi token si deciderà quanti uni e quante commissioni riceverò, perché ricordo che mettendo a disposizione liquidità io ricevo sia le commissioni di chi fa i trade, in parte ovviamente in percentuale sempre rispetto alla share of pool che ho, e i token uni in più, che è il concetto appunto di yield farming. In qualsiasi momento io posso andare a fare il claim dei token uni, qua mi dirà anche quanti ne guadagno alla settimana con le condizioni attuali del pool, oppure posso anche andare a ritirare la liquidità, quindi andare a convertire i miei UniV2 ETHDAI di nuovo in ETH e DAI in base poi al rapporto del momento, ok? Quindi questo è il procedimento per andare a fare yield farming su un pool di liquidità su Uniswap. È abbastanza semplice, come vedete, però ci sono alcune cose da tenere a mente, ovvero che dobbiamo mettere entrambi i token, quindi entrambe le ERC20 dentro al pool, e che maggiore è la quantità di liquidità nostra sul totale del pool e maggiore è ovviamente il guadagno che faremo sul deposito stesso in token uni. Vi avevo promesso che parlavamo di WBTC e di come ottenerlo, e manteniamo questa promessa. Allora, WBTC, ve l'ho detto, è la versione tokenizzata di BTC su la blockchain Ethereum, e può essere utile per chi da holder sia di Ether che di BTC, che adesso abbiamo capito che ci vogliono entrambi i token del pool, vuole ottenere una bella rendita passiva, tra l'altro, perché ve l'ho detto, si parla del 35,9% solo per dare liquidità. Quindi per convertire i BTC in WBTC ci sono diversi modi, ok? Uno dei quali è utilizzare direttamente la piattaforma di wrapping di WBTC, altrimenti ci sono alcuni exchange che hanno il tasso di cambio BTC-WBTC, mi pare anche Binance ce l'ha ormai, ma il metodo più conveniente è quello di utilizzare FTX. FTX è un exchange di cui vi ho parlato tantissime volte, e vi scillo anche il mio referral link se volete utilizzarlo, lo trovate in descrizione, e vi ringrazio, avete anche un 5% di sconto sulle fees se lo utilizzate, ma in questa istanza che vi sto per presentare non ci interessano le fees, perché in realtà la conversione su FTX da Bitcoin a WBTC è senza fees. Come funziona? Se in FTX io vado sul mio wallet e banalmente vado a cliccare converti su qualsiasi coin, in realtà posso scegliere di fare una conversione direttamente dal wallet, quindi senza passare per l'interfaccia del trading. Io posso scegliere cosa convertire, quindi nel mio caso se avrò Bitcoin dirò Bitcoin, in che cosa? Nel mio caso WBTC, ok? Poi qui metterò dentro la quantità e cliccherò converti. La conversione, ve l'ho detto, è senza fees. Vi faccio un altro esempio, io adesso non ho Bitcoin, però posso usare USD. In WBTC facciamo 100, per fare sempre un esempio, mi calcola il tasso di cambio, adesso aspettiamo un attimino che lo calcola, eccolo qui, vedete, prezzo WBTC $10,676.94. Vedete, non c'è nessun tipo di fee sulla conversione. Se volete verificare, guardate il prezzo di Bitcoin al momento,
momento, facciamo un refresh, 10.650 circa, quindi come vedete c'è veramente una minima differenza, ma è dovuta al fatto che WBTC non è sempre esattamente identico a BTC come prezzo, può variare di qualche 0, punto percentuale. Una volta convertito lo preleviamo semplicemente, lo mandiamo sul nostro wallet ERC20. Su FTX i prelievi di coin sono a zero fees, quindi tutta questa operazione di conversione non ci costa nulla in commissioni ed è per questo che ve la sto consigliando. Passa per l'utilizzo di un exchange centralizzato, quindi magari a qualcuno non piace, preferisce altri modi che però prevedono l'utilizzo, il pagamento di una fee, però se uno punta a minimizzare le fees, questo è un metodo che vi consiglio ciecamente. Tornando a noi, ovviamente una volta che si hanno i WBTC si può fare deposit e andare ad aggiungere liquidità alla coppia Ether WBTC, ovviamente rimanendo nella proporzione e nel discorso che abbiamo detto prima. Una volta fatto questo inizierò a maturare la mia rendita passiva su Ether e WBTC insieme come frazione del pool. C'è da parlare di una cosa prima di andare avanti al metodo numero 2, che è il concetto di impermanent loss, sul quale bisogna fare molta attenzione e andare a sottolinearlo molto bene. Che cos'è l'impermanent loss? L'impermanent loss è una cosa tutta dei liquidity provider, è veramente unica, è un concetto molto particolare, a volte difficile da capire. Ve lo faccio il più semplice possibile senza troppi tecnicismi. In sostanza, quanto più il prezzo della coppia in questione cambia, ok? Quindi supponiamo io metto liquidità in Ether e WBTC, succede che Ether fa il più 20% su Bitcoin, cosa succede? Succede che quello che guadagno qua sarà minore, mettendo la liquidità lì, senza contare le commissioni, sarà minore che holdando, ok? Per quale motivo? Perché qui ci sono delle inefficienze su questo metodo di pricing del liquidity pool, sul fatto che il pricing è dato dalla frazione, dal rapporto di una coin rispetto all'altra, e quindi a volte il prezzo varia un po' rispetto al prezzo reale e entrano in gioco degli arbitraggi tra di trader che li vanno a sfruttare, finalizzati appunto a guadagnare qualcosa da questa differenza di prezzo tra Uniswap e gli exchange tradizionali. Questo va un po' a scapito dei liquidity provider, che vanno a realizzare una piccola perdita sulla loro liquidità. A quanto ammonta questa perdita, tornando sulla terra e senza troppi tecnicismi, si può calcolare sempre su coingecko.com/yieldfarming. Supponiamo quindi stavolta che stiamo parlando del pool Ether Bitcoin, cliccando su questa freccina c'è EL Calculator, che sta proprio per Impermanent Loss Calculator. Quindi supponiamo di allora avere mettere la percentuale di uno e dell'altro, quindi dobbiamo andare a dire quanto vale uno rispetto all'altro. Supponiamo di avere una cosa che, per farla semplice, 1 a 99, quindi un qualcosa che vale $100, per esempio, $99, supponendo di avere la coppia EtherDAI con Ether che vale $99. Supponiamo che l'asset 2 cambia del 10%, quindi Ether aumenta del 10%, e succede che abbiamo un impermanent loss dello 0,0043%, che non è una cosa drammatica, come potete ben vedere. Questa impermanent loss calcola anche il guadagno delle commissioni maturate e dello yield farming, quindi sconta un po' tutto, però stiamo andando a realizzare una leggera perdita. Perché si chiama impermanent loss? Perché se poi più avanti il prezzo dei due asset ritorna uguale a quello in partenza, anche se nel mentre succede di tutto non ci interessa, la loss è andata, cioè non c'è più, ritorno ad avere un guadagno esattamente pari al guadagno netto senza impermanent loss. Questo era un concetto che valeva la pena sottolineare. Il metodo che abbiamo visto finora era finalizzato quindi all'accumulazione di token UNI, perché come abbiamo visto facciamo di volta in volta il claim dei token e li andiamo appunto ad accumulare, quindi li holdiamo. Il metodo invece che vi spiego adesso, è
finalizzato a fare yield farming di token UNI, ma per venderli subito, per venderli in tempo reale, senza accumularli. Venderli perché? Per andare a generare maggior liquidità da mettere poi nel pool stesso. Per fare questo ho scelto un metodo molto più smart che utilizza la piattaforma TokenSats, che se mi seguite dovreste aver già sentito nominare. Anche in questo caso dobbiamo collegare il nostro wallet ERC20 come MetaMask, eccetera. E in sostanza come funziona TokenSats? Funziona che noi andiamo ad acquistare una parte di set, dei set, che con la versione 2 permettono di integrare lo yield farming. Ora anche qui non ve la voglio fare troppo complicata, ma vi basti capire che voi andate ad acquistare una parte di questo set e il set fa per voi l'operazione di liquidity providing più la vendita dei token UNI che vengono farmati di volta in volta, ok? Quindi va a fare un interesse composto sul farming dei token UNI che, come vedete, è più alto rispetto al semplice andare a fare liquidity mining e holdare i token stessi. Ovviamente qualora il prezzo di UNI dovesse quadruplicare, chiaramente questo APY sarebbe molto minore di quello che poi sarebbe realmente quello dell'holdare i token UNI, ma questa è una cosa ovvia. Questo metodo non ci espone ai token UNI, il metodo invece che abbiamo visto prima ci espone ai token UNI in quanto lo holdiamo. In questo caso noi semplicemente clicchiamo su buy, acquistiamo un set, ok, una quantità di set e basta. E il set ci finisce nel nostro wallet ERC20 e da solo lui inizia a maturare questa tipologia di interesse col metodo che vi ho spiegato poco fa. La cosa bella è che si può acquistare in DAI e in Ether, quindi mettendo direttamente dentro al pool DAI e Ether, ma uno solo dei due, quindi non c'è bisogno di andare a inserire entrambe le coin, perché poi il ribilanciamento viene fatto direttamente da TokenSats. Quindi questo è un metodo veramente veramente comodo. In questo modo, tra l'altro, come potete vedere, le fees sono drasticamente più basse rispetto a fare tutto il movimento su Uniswap, perché è sufficiente un'operazione, io mi accaparro questo set e quindi sono esposto ovviamente verso Ether, perché come vedete è sempre il pool Ether USD, ok? Quindi io sono esposto a Ether, è come se avessi fatto da liquidity provider sul pool Ether dollaro, chiaro, si è sempre esposti a Ether in un certo modo. E in più però io vado a vendere di volta in volta il token DAI, quindi non mi espongo a DAI, UNI, quello che abbiamo detto prima. In qualsiasi momento poi posso andare a rivendere il set e in sostanza il profitto viene monetizzato, viene contabilizzato nel prezzo del set. Spero di essermi fatto capire. Se avete dei dubbi, delle domande, mi raccomando scriveteli nei commenti, perché questo è un metodo veramente veramente intelligente per fare yield farming senza esporsi al token UNI, quindi automatizzando tutto il procedimento. Si potrebbe, sì, anche col vecchio metodo, col metodo diretto da Uniswap, andare a fare questo lavoro qua, però dovremmo fare il claim di UNI ogni volta che costa gas, andare a fare la vendita di UNI che costa gas, e quindi capite bene che la performance viene molto impattata. L'unica cosa da tenere in considerazione su TokenSats è che su questo APY vanno applicate alcune fees che le vedete qua sotto. In sostanza è un 5% sull'APY, abbiamo uno 0,3% di feeding di uscita e uno 0,35% di fee di ingresso. Però se il nostro scopo è di automatizzare il discorso dello yield farming, rimane comunque molto molto più vantaggioso rispetto all'utilizzo di Uniswap. Basta, vi ho dato direi un bel po' di informazioni, quindi ora lascio la parola a voi. Se avete domande, mi raccomando fatele, perché è un tema veramente utile, veramente interessante per chi vuole generare una rendita sulle proprie coin. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.